Ciao ragazzi, oggi vediamo come installare AttractMode, un front-end per il MAME che ci permette di visualizzare i suoi giochi in un modo più funzionale e accattivante, e anche come installare Eddy Arcade 2.0, che è il tema che ho scelto per questo front-end, perché secondo me è molto, molto carino. Infatti, vedete che sulla destra abbiamo l'elenco dei giochi, in questo caso sono i miei preferiti che abbiamo installato, diciamo così, in questa lista. Abbiamo a destra la locandina del gioco. Sopra abbiamo il marquee del cabinato e in mezzo abbiamo il video snapshot che poi vanno presi a parte, diciamo così. E secondo me è molto bello, vediamo in qualche passaggio subito come si fa. La prima cosa da fare ovviamente è quella di possedere già il MAME, quindi averlo già installato e configurato, e le relative ROMs per permettere appunto di giocare. Chiaramente il MAME si può scaricare dal sito ufficiale di MAME a questo indirizzo in base alla vostra la versione che vi serve del sistema operativo. E le ROM, ovviamente, è un discorso un po' più complicato, quindi non posso certo dirvi io dove scaricarle, ma cercando bene nella rete si possono trovare. Una volta che voi avete scaricato MAME, nel mio caso è stato installato sotto C MAME, vedete che sotto ROMs io ho diverse ROMs, insomma, quindi tipo 5.000 qualcosa ROMs, quindi non sono neanche tantissime, ma sono sufficienti, direi. Una volta fatto questo, dovete scaricare AttractMode. Per farlo, andate sul sito ufficiale attractmode.org, download, e anche qua scaricate la versione che vi interessa. Una volta scaricato, nel mio caso io l'ho installata sotto C per semplicità. Cosa fa? Attramo praticamente si appoggia come se fosse un layer, uno strato sopra i vari emulatori, e quindi sotto deve avere l'emulatore con le proprie ROM. Una volta che abbiamo scaricato AttractMode, non ci rimane che scaricare il tema, quindi Eddy Arcade, che trovate a questo indirizzo. Vi metterò chiaramente anche il link in descrizione. Questo è il sito questo qua, dove potete scaricarlo. Una volta che l'avete scaricato sul vostro computer, quindi per esempio in Downloads, vedrete che il file si estrae e questa è la cartella dove ci sono tutti i file relativi appunto a questo tema. Quindi prendete questa cartella espansa e la copiate sotto questa cartella di AttractMode, quindi C, Attract e Layouts. Qui ci sono già i temi, come dire, predefiniti di AttractMode, che sono così così, e copiate la cartella. Questa qua è di Arcade con tutti i file. Una volta scaricata questa cartella, dovete scaricare anche i file per rendere come dire, il tema più ricco, quindi altrimenti avreste solamente come dire, lo sfondo, eccetera, eccetera, l'animazione, ma senza le immagini relative ai vari giochi. Quindi scaricate questi tre file che sono relativi ai video snapshot, ai marquees, quindi ai file sopra il cabinato e al game logo dalla ruota. E con questi file potete, ecco, riempire l'animazione che andrete appunto a vedere. Chiaramente, una volta scompattati questi file, devono essere inseriti nella stessa cartella che avete configurato sull'emulatore, ma quello solo lo vedremo più avanti passo passo. Una volta che abbiamo configurato, cioè abbiamo scaricato tutti questi file aggiuntivi, possiamo lanciare il nostro emulatore. Ok, quindi per configurare il nostro emulatore, io l'ho già configurato, ma vi faccio vedere passo passo quello che dovete fare. Aggiungete ovviamente l'emulatore, date il nome che volete, in questo caso io ho scelto MAME, e scegliete la tipologia di emulatore che vedete, in questo caso vi faccio vedere, in questo caso è prova, il tipo di emulatore che dovete emulare in questo caso è il MAME. Una volta che avete fatto questo passaggio negli emulatori, in questo caso questo qua è il MAME, date appunto il nome. L'eseguibile è questo, quindi cmame64.exe, quindi dove voi avete installato il MAME, insomma, potrebbe essere un'altra directory, ma nel mio caso è questa. Argomenti del comando lasciamo MAME, directory di lavoro cmame perché è la directory madre dove tutte le altre si appoggiano, nel qual caso voi non specificaste il path completo. I percorsi delle ROM, nel mio caso, è questa. Le estensioni sono queste, quindi .zip, .7zip. L'identificatore del sistema Arcade era già settato, quindi lasciamo così. Dopo ci arriviamo e vi faccio vedere perché è importante questo nome. Il file aggiuntivo di import è una cosa che serve, lo vediamo anche questo tra poco. Perché dopo, se voleste, come dire, filtrare la vostra lista giochi per categoria, oltre che a
dei giochi preferiti, ma anche per categorie, che ne so, io voglio giocare uno shooter, vi serve che Attract Mode sappia riconoscere la tipologia del gioco fondamentalmente, e quindi si usano questi file catver.ini, diciamo questi file di inizializzazione. Dopo vi faccio vedere come funziona. Mentre questa qua è la sorgente dove l'emulatore va a prendersi, nello specifico, il marquee, quindi l'immagine sopra il cabinato, è la wheel, che è la ruota con le immagini, e lo snapshot sono i video snapshot che voi vedete durante il video. Quindi, una volta che voi avete configurato tutti questi parametri, dovete fare la generazione della lista delle ROM, affinché il MAME riesca, come dire, a capire, ad associare per ogni ROM quale sia la categoria, e associare eventualmente questi file aggiuntivi di marquee, di snap e di wheel. Adesso vi faccio vedere questi directory a cosa corrispondono. Ecco, vedete che sotto C attract menuart arcade, che quindi è l'identificativo del sistema che ho dato, abbiamo queste sottocartelle che rappresentano marquee, snap e wheel, quindi i file di wheel che vediamo nella ruota, diciamo così, nell'elenco dei giochi, i file di snapshot, quindi i video snapshot. Io ho anche i snapshot in JPEG, perché poi ho scaricato anche i video snapshot, quindi ho ottenuto, come dire, tutto, ma scegliete voi se volete l'immagine fissa o video snapshot, che ricordate comunque occupano molto spazio obiettivamente, quindi occupano molto di più delle ROM stesse, paradossalmente. E poi fa il marchio, che sono quelli sopra il cabinato, chi li vuole mettere, chiaramente non sono obbligatori, ma piace molto così. Quindi vedete che abbiamo queste tre sottocartelle sotto questo path, quindi C, attract, menuart, arcade, che è lo stesso file che abbiamo configurato per queste tre opzioni. Ok? L'altra cosa che ho configurato è il file catver.ini, se vi ricordate, il file si trova sotto cmame.ini, ed eccolo qua. Il file non è altro che un elenco di giochi del MAME, categorizzati per genere, praticamente driving, shooter, eccetera. Quindi questo fa sì che il MAME sia in grado di riconoscere ogni gioco che categoria è. Questo vuol dire che poi, quando adesso vi faccio vedere, quindi poi non, ma adesso vi faccio vedere come si filtra, come si creano i filtri nel file di configurazione, che è il metodo più veloce per farlo, poi potete filtrare solamente i giochi che vi interessano per una categoria specifica. Quindi, una volta che avete fatto queste cose qui, che vi avete messo il file catver.ini, se ne trovano diversi nella rete, e avete scaricato questi file, che sono, alla fine sono dei file sotto menu art arcade, sono dei file di bellezza, sono dei file estetici, però a mio avviso rendono tutto molto più interessante, e avete tutto. L'unica cosa che rimane da fare è poi quella di, appunto, creare i file di filtro. Il file di filtro si trova sempre, scusate, il file di configurazione si trova sotto qua, quindi sotto attract.cfg. Magari backupato, ho fatto una copia nel caso voleste essere sicuri di non fare danni, diciamo così. Editato con Notepad, vedete che questa praticamente è la struttura del vostro Attract Mode, tutto è configurato in questo file di configurazione. Quindi fa capire, Attract Mode è molto semplice come programma, è molto lineare. Questo qua, il display name è di Arcade, è quello che abbiamo scaricato. Quindi è il tema che si chiama, appunto, in questo caso display name, ma è il tema che abbiamo scaricato con tutte le opzioni di base. ROM set, abbiamo MAME, eccetera, eccetera. Vedete che i filtri che poi per di default sono questi, all e favorites, ok? Quelli che io ho installato aggiuntivamente sono questi. Basta veramente copiare, senza fare tanti giri, copiare questo, quindi tutta questa parte di filtri che metto io, magari la posso anche copiare nella descrizione, così siete sicuri, la copiate sotto qua, e così avete questi filtri aggiuntivi. Vuol dire che una volta che voi avete il file catver sul computer e inserito nell'emulatore, come avete visto, sotto file aggiuntivi, se schiacciate e poi dovete rifare la generazione delle ROM, perché il sistema si deve aggiornare, se schiacciate F potete vedere tutti questi filtri. Adesso vi faccio vedere come si fa. Eccoci qua, dopo aver creato i filtri nel file di configurazione, vediamo che se noi schiacciamo F possiamo visualizzare solamente la tipologia di categoria di gioco che vogliamo vedere. Quindi questi qua sono i due preferiti, e all sono quelli che ci sono di default, e questi sono tutti quelli che abbiamo aggiunto semplicemente nel file di configurazione. Quindi non è complicato, sono veramente due passaggi, e niente, è tutto. Spero di essere stato utile. Se ci sono domande, fatemele nei commenti e cercherò di aiutarvi. A presto, grazie, ciao a tutti.